Bentrovati al secondo spazio dedicato all'approfondimento politico, economico, ma oggi parleremo sì con una persona che di politica e di economia ci capisce molto perché è stato un politico di lungo corso, ma con lui parleremo non solo di questo, parleremo anche del ritardo delle vaccinazioni rispetto agli over 80. Vi svelo, il nostro ospite è Tito Barbini. Buongiorno Tito. Buongiorno. Allora, Tito, abbiamo letto sia nei tuoi post ma anche negli interventi sulla stampa un appello che hai fatto, anche hai scritto una lettera allo stesso presidente Eugenio Giani per manifestare la problematica delle vaccinazioni, soprattutto sugli over 80. Ad essere onesto, lo hai fatto quando ancora il problema a livello numerico non era emerso, poi è emerso anche a livello numerico ed è stato veramente un impatto. Impatto forte. Sì, l'ho fatto già da molte settimane, ma perché? Perché c'è un atteggiamento colpevole da parte della Regione Toscana. Poi sono usciti i dati del Ministero della Salute. La Toscana è l'ultima per quanto riguarda la vaccinazione degli ultra-ottantenni e non hanno nemmeno iniziato a parlare dei settantenni. Siamo quindi in una situazione davvero grave e davvero colpevole. E non serve nulla a giustificare, perché non ci sono giustificazioni, altrimenti non si capisce perché altre regioni come il Lazio, come la Liguria o come altre regioni italiane con gli ultra-ottantenni sono al 50, al 60, al 70%. La Toscana è al 5%. E questo è un atteggiamento che assolutamente incomprensibile. Perché? Perché c'è stato un errore di fondo che non vogliono correggere ed è per questo che dovranno risponderne anche di questa disattenzione, di questa mancanza. L'errore di fondo è stato quello di affidare gli ultra-ottantenni soltanto ai medici di famiglia. I medici di famiglia sono entrati naturalmente in difficoltà, molto spesso non rispondono nemmeno al telefono. E vanno a rilento. Gianni ha detto ieri, l'altro mi sembra, venendo ad Arezzo a inaugurare un monumento, ha detto che entro la fine di aprile gli ultra-ottantenni saranno vaccinati. La fine di aprile, siamo di fronte a una situazione proprio di mancanza ma non solo di attenzione, proprio. Basta guardare cosa accade nelle altre regioni, basta guardare la statistica dei morti, basta guardare i ricoveri nelle terapie intensive. A morire, ad andare in ospedale sono gli anziani. E occorre subito che vi sia un'inversione di tendenza in tutta la regione toscana, per cui si lasci da parte le vaccinazioni che riguardano i trentenni, i trentacinquenni, gli avvocati, gli amministrativi, gli studenti, i giovani e si vada subito a predisporre un piano molto preciso per quanto riguarda tutti gli anziani, che sono quelli che rischiano A questo il punto. 92% dei morti, il 92% dei ricoveri nelle terapie intensive sono relativi a over 70, ad anziani da 70 anni a 90 anni a 100 anni. A questo punto, Tito, immagino che sia anche un problema di scorte, ma anche di approvvigionamenti di vaccini, quindi probabilmente secondo te qualcosa non ha funzionato nella prima parte? Ma no, non è soltanto un problema di scorte, perché le altre regioni non sono in queste condizioni, è un problema di scelte. La Toscana ha scelto di vaccinare una serie di categorie assolutamente assurde, gli avvocati, gli amministrativi, gli uffici giudiziari, i professori universitari, gli amministrativi del diritto allo studio e poi c'è una lista di 1.000 persone che si è in mano appunto alla Procura della Repubblica di Firenze, di persone che invece sono stati furbi, hanno saltato le file, eccetera, ci sono i maestri da tennis, ci sono modelle, ci sono artisti, ci sono giornalisti. Incredibile questa Però cosa. È incredibile di fronte a una pandemia.
Scusami Tito, però per essere precisi, il vaccino per gli over 80 è il Pfizer, quindi alcune categorie che tu hai citato comunque non sono state vaccinate con quel vaccino. Quindi è la scelta secondo te dell'utilizzo del Pfizer rispetto a delle categorie? No, perché le altre regioni cosa hanno fatto? Perché le altre regioni sono al 70, all'80% e la Toscana è al 5%? E dobbiamo chiederci questo. E poi la stracchella, ormai da diversi giorni, da 2 settimane, si può vaccinare anche gli altri, anche coloro che sono evidentemente sopra i 65 anni, e non c'è nessun problema. No, il punto è le scelte che sono state compiute, scelte sbagliate. E per questo, ripeto, io ho fatto delle denunce molto precise rispetto a questo errore profondo della regione toscana. Occorre subito modificare questo atteggiamento. Occorre che si prendano le liste dei settantenni, ottantenni, possano andare a vaccinarsi non dal medico di famiglia soltanto. Questo vale per gli ultra ottantenni, che forse è necessario anche mandare il medico di famiglia a casa per poterli vaccinare. Ma io parlo dai settantenni, che sono la fascia più a rischio da 70 a 80 anni e che possono muoversi, possono andare a vaccinarsi ovunque. Quindi gli hub, i centri per le vaccinazioni debbono essere messi a disposizione ad Arezzo, nella provincia di Arezzo, ma in tutta la Toscana, per una vaccinazione di massa, mettendo da parte tutte le altre categorie che ormai sono state fatte, le forze dell'ordine e soprattutto il personale sanitario e di assistenza, e si affronti subito per tutti gli anziani di 70 anni in su e i disabili gravi, la vaccinazione. Ma Senti. è una cosa urgente, talmente normale, e d'altronde viene richiamata da parte anche dello stesso governo che ha determinato questi criteri. Ripeto, io non accetto scuse da parte della Regione Toscana, perché siamo al 5% della vaccinazione degli anziani. Senti, qualcosa si è Mi mosso. devono dire perché le altre regioni sono così avanti, mi devono dire perché il Lazio, la Campania hanno iniziato i settantenni e sono molto avanti e le dosi distribuite sono le stesse, regione per regione. Quindi occorre un'autocritica, una onestà da parte dei nostri amministratori regionali nel riconoscere questo errore che è stato fatto, cioè un accordo soltanto con i medici di famiglia per fare soltanto a loro, diciamo sì, assegnare soltanto a loro la vaccinazione degli ultraottantenni. Hai avuto modo, Tito, di interloquire con alcuni esponenti politici? Alla fine il tuo attacco è molto duro, ma è anche rivolto comunque a una parte politica che un po' ti rappresenta. Hai avuto modo di interloquire con alcuni politici, magari regionali o locali, per cercare di smuovere qualcosa rispetto alla denuncia che stai facendo? Certo che l'ho fatto, certo che l'ho fatto. Ho parlato con Vincenzo Ceccarelli, che è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, e ho visto che si è mosso subito nei giorni scorsi, convocando in Commissione Sanità della Regione Toscana, del Consiglio regionale, l'assessore alla sanità della Toscana, Simone Bezzini. Però capisci, siamo di fronte a situazioni in cui alcuni politici, non soltanto la vicepresidente della giunta regionale Saccardi, una giovane donna avvocato, che si è vaccinata, non si capisce perché, perché lei dice io ero avvocato, come se svolgere la funzione di vicepresidente della Regione Toscana fosse una sorta di sostituzione rispetto al suo ruolo di avvocato, e poi perché doveva essere vaccinata come avvocato, e non invece dare il buon esempio come vicepresidente della Regione Toscana. Ma io so che anche altri consiglieri regionali, consiglieri, si sono vaccinati e non dicono nulla, anche se non rientrano in nessuna delle categorie che ci siamo, che ho ricordato. Beh, insomma, occorre davvero che sia riportata una ventata di correttezza e di serietà Sento rispetto a. molto, ti sento veramente molto
come dire, arrabbiato, ecco, se questa è la parola giusta. Sono, no, no, no. Sì, però ecco, coinvolto perché è oggettivo, secondo te, che il ritardo a questo punto non può essere compensato perché indietro non si può tornare, ma questo piano nuovo che Gianni ha presentato, insomma, questo progetto di finire entro la fine di aprile, secondo te è... Lo metto da parte, è un piano sbagliato, completamente sbagliato. Prende il piano che gli ha dato il governo in questi giorni, e cioè che si proceda soltanto ed unicamente per quanto riguarda gli anziani, sia ultra settantenni che ultra ottantenni, aprendo la possibilità che questi si possano vaccinare ovunque, perché queste sono le fasce a rischio, queste sono le fasce che vanno in terapia intensiva, questi sono i morti. Quindi mettano da parte questa autonomia delle regioni, queste scelte che vengono fatte non si sa bene in base a quali criteri. In base a quale criteri si è vaccinato gli avvocati, gli uffici giudiziari? In base a quale criteri si è vaccinato gli avvocati perché dicono che sono a contatto con il pubblico nei tribunali? Ma allora che dovrebbero dire le cassiere dei supermercati? Quindi è evidente proprio scelte sbagliate che rispondono soltanto alla necessità di consenso da parte di lobby. Quindi io sono molto duro rispetto a questa questione. Sì, ti sento molto duro. Grazie Tito per l'intervento. No, poi c'è un'altra cosa. Devo concludere, ho 30 secondi, grazie. C'è un'altra cosa, riguarda il centro affari. Ho visto dai giornali che si sta spostando il centro affari, il centro di vaccinazione dal centro affari al Teatro Tenda. Sì. Non scherzeremo mica veramente. Perché? Perché il centro affari chiede l'affitto alla ASL. Anche questa è una cosa incredibile. Il centro affari è interamente a capitale pubblico ed è interamente intestato agli enti locali e alla regione. Quindi metta a disposizione gratuitamente per la pandemia il centro di vaccinazione. Teatro Tenda, al freddo, ancora da attrezzare. Ma scherziamo veramente? Ecco gli errori che sono stati fatti ed ecco gli errori che sono imperdonabili da questo punto di vista. Grazie, ecco. Grazie Tito, grazie ancora. Grazie a voi. Ci sentiamo presto, vedremo se ci saranno aggiornamenti. Grazie ancora e buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi.